Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Cari amiche radioascoltatrici, cari amici radioascoltatori e imprenditori, buongiorno. Oggi facciamo il paio a quello che abbiamo detto lunedì scorso, ma facciamo una riflessione sull'impegno finanziario riferito al pagamento degli acconti d'imposta. Il mese di novembre è un mese particolare proprio perché insomma, vanno pagati gli acconti d'imposta e anche in questo caso si genera la necessità di fare uno sforzo in termini di flusso di cassa. È uno sforzo che può essere sicuramente, che è sicuramente previsto o prevedibile, perché è correlato insomma all'andamento fiscale pregresso insomma agli accadimenti del prossimo anno, se lo potranno curvare, e quindi insomma questo aspetto insomma va sicuramente analizzato e va sicuramente colto nella sua più ampia accezione. Ecco, un conto è sapere quanto si deve pagare e un altro conto è avere la possibilità di pagarlo con le proprie disponibilità o perlomeno con i risultati delle risultanze, insomma, del cash flow. Se ci sono i soldi, bene, nulla questio, possiamo salutare fin da adesso. Se invece ci fosse la necessità ovviamente di dover insomma, tirar fuori i soldi, possiamo ricorrere come abbiamo individuato per le tredicesime, possiamo ricorrere al finanziamento di terzi. Ci sono delle formule, dei prodotti specifici per il pagamento delle imposte e ancora una volta insomma, bisogna tener conto di quelle che sono insomma, di quello che è l'impegno finanziario e di quello che è la componente che ci manca. La componente che ci manca va richiesta come finanziamento e dobbiamo avere anche l'accortezza di calcolare e valutare entro quanto tempo avremo la possibilità di poter rimborsare. Come ho già detto lunedì, molto probabilmente è opportuno che non si ricorra al 100% della diluizione, cioè i 12 mesi, nella misura in cui non ci sia bisogno o non ci sia necessità. Ma è opportuno graduare il rimborso delle rate in funzione a quello che può essere il nostro cash flow, magari tenendosi sempre un cuscinetto di riserva. E quindi questa diciamo, è un po' la modalità che ci potrà permettere di passare diciamo, il fine anno in maniera serena ed affrontare problematiche del fine anno, che possono essere la definizione del preconsuntivo, che può essere la definizione di un previsionale, possono essere tante cose che hanno la capacità di saturare, diciamo, di legare l'anno che sta finendo con l'anno che verrà. Bene, in ogni caso su questo torneremo sicuramente in argomento. Per oggi è tutto, vi auguro una buonissima giornata dal vostro Umberto Alunni e dalla sempre, sempre vostra Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.